Lo sguardo concentrato dei piloti, il lavoro frenetico nei box, l'adrenalina al massimo prima dello spegnersi del semaforo, i motori al massimo, il paddock gremito da ragazzi alla prima esperienza e con una carriera davanti, piloti che hanno fatto la storia del motociclismo tricolore, piloti alla prima esperienza in pista, tutti con un unico comune denominatore: divertirsi e dare il massimo per la prima gara del 2020. Benvenuti dal circuito di Varano. Abbiamo dovuto attendere, sognare di tornare in pista, ma poi tutto è diventato ed è tornato alla realtà. In un caldo, torrido ultimo weekend di luglio, i motori sono tornati e con il primo round dei trofei MP Dynasty Exhaust Moto Estate 2020. Qui con voi Gianluca Dramis e al mio fianco Alessio Carra. Buon pomeriggio a tutti, il primo round di una stagione che conta. 3 weekend e 4 gare per categorie, è stato magico. Li abbiamo visti, ci sono state lacrime di commozione, lacrime di gioia. Due giorni belli, intensi, come volevamo noi. Ma il moto estate è tornato e sinceramente ne sentivamo la mancanza. Caldo, tanto caldo, Ale. Cosa ci aspettiamo? Cosa vogliamo da questi ragazzi? Ma sicuramente saranno delle bellissime gare, saranno delle gare molto combattute, sono mischiate comunque delle moto stock con moto elaborate, quindi vedremo la differenza tra sia tra i piloti ma anche tra le moto stesse. Possiamo soltanto concludere questa prima parte dicendo che tutti, ma proprio tutti questi ragazzi ne sono usciti vincitori, perché quello che ha riguardato noi tutti è stata una pandemia generale che pensavamo potesse togliere e minare qualche certezza, e invece siamo qua. Sì, Gianluca, sicuramente la preparazione è mancata anche l'approccio con la pista. I ragazzi non hanno potuto provare a fondo quello che poteva essere la moto o il circuito, quindi diciamo che sono entrati un po' per le loro conoscenze, qualcuno è nuovo, qualcuno è vecchio, qualcuno si è rifatto rivedere, quindi presumo che ci sarà una... Ci divertiremo tanto, ragazzi, a tra poco! Tutto pronto sulla griglia di partenza, abbiamo una prima fila interessantissima con Nico Lusso che parte dalla pole position in 1.14.131. Al secondo posto abbiamo Vitali dello stesso team, 1.14.374, 2 centesimi di distanza tra i due. Al terzo posto Lorenzini in 1.14.905 a completare una prima fila veramente interessante. Seconda fila composta da Iotti Capocasale Trombin, Iotti 1.15.432, un secondo e tre di distanza da Nico Lusso. Capocasale in quinta posizione, 1.16.017, decisamente staccato al quinto posto. Al suo fianco c'è un super Trombin in 1.16.072, sono veramente una manciata di millesimi quelli che separano Capocasale da Trombin al quinto e sesto posto rispettivamente. In terza fila andiamo con Sala Cristini e Lisci, Sala 1.16.591. Questo è stato il tempo del numero 114 che partirà dalla settima posizione in terza fila. Terza fila completata da Cristini in 1.16.601. Il numero 88 parte dall'ottavo posto, pronto a dare battaglia per cercare di insidiare le prime posizioni con Lisci, nono in 1.16.993. Quarta fila, decisamente più staccata per quanto concerne i tempi, perché abbiamo un Riva al decimo posto, un Corsaro all'undicesimo, un Castagna al dodicesimo. Riva in 1.18.050 ha completato quello che è stato il suo giro migliore in qualifica. Corsaro in 1.18.166 in undicesima posizione, mentre un Super Castagna dodicesimo in 1.18.481 a completare. Abbiamo Carpinone, Federigi e Boffi in quinta fila, con Carpinone che ha chiuso in 1.18.560 al tredicesimo posto, Federigi decisamente staccato in 1.19.028, mezzo secondo dal tredicesimo, e poi Boffi in 1.19.726, quindicesimo. A chiudere la griglia di partenza c'è Riva
in 1.24.685 evidenti problemi di grip per lo stesso Riva, che proverà nonostante tutto a dare battaglia in gara. Ci lasciamo per le interviste pre-gara e poi tutti quanti al via per gara 1 della 300. Siamo nei box con Andrea Vitali, che parte in prima fila. Facciamoci raccontare qualcosa in più da lui. Parto secondo e sono a 2 decimi dal mio compagno di squadra, che è primo. Sarà una gara difficile sicuramente, e speriamo di riuscire a giudicarci la prima posizione. Seconda volta che vengo su questo circuito, è un bel circuito, mi piace tanto, molto tecnico. Adesso stiamo trovando un po' la quadra con le sospensioni, perché non ho ancora tanto feeling sull'anteriore, però il primo turno di qualifica è andato un po' malino, abbiamo trovato dei problemi alla moto, però adesso questo secondo turno di qualifica speriamo di andare bene, forte, visto che abbiamo anche le gomme nuove, e speriamo di piazzarci bene per le 2 gare di domani, dai. È sicuramente una stagione un po' strana, perché a causa del Covid ci si è potuti allenare poco, però comunque rispetto all'ultimo test che ho fatto qua a Varano ho levato 3 secondi, quindi è andato abbastanza bene. E adesso poi speriamo domani in gara di levare ancora qualche secondo per stare con il gruppo di testa, e va bene così. Le mie qualifiche sono andate abbastanza bene, il feeling con la moto era bello, andava bene, e sono pronto per la gara di oggi, bello carico. Bene, dai, buoni propositi. Sì, ok, a dopo, ciao. Eccoci qua, pronti per gara 1 classe 300, qui al mio fianco sempre il mio comparaccio Ale. Sì, qua a mezzogiorno diciamo che inizia a fare un po' caldino, eh. È vero, lo soffro anch'io il caldino con questa camicia bella che ho. Ti do veloce la griglia di partenza: Lusso, Vitali, Lorenzini, Iotti, Capocasale, Trombin, Sala, Cristini, Lisci, Riva, Corsaro, Castagna, Carpinone, Federici, Boffi, Riva. Si accendono i motori, si spengono i semaforo, via! Wow! Leggere impennate. Leggere? Sì. Mamma mia, che partenza, ragazzi! Siamo carichi, siamo carichissimi! Perché la gara è in fervora. E allora, subito ingresso sulla S, vediamo se succede qualcosa. No, molto puliti, Ale, on board, subito con Marcello Castagna. Marcello si è inserito bene, ha avuto una partenza un po' sfigata. Sai che è una new entry lui nel moto estate, con la Kawasaki del team Bikers d'accordo lì. È stato il suo esordio è questo. Andiamo anche on board con Cristini, che cerca di passare all'interno ed è in fuggita. Vediamo, non ci riesce, ricordiamo Ale, 10 giri ci saranno, quindi una gara molto combattuta. Avanti, entra dentro, chiude il cordolo e poi volevi dirne un'altra, ma che è sta roba? Sei straordinario, ragazzi, la tecnica ci vuole per commentare. Il nostro Alessio ce l'ha, andiamo lì davanti con Vitali davanti a Iotti, probabilmente, se non ho visto male, poi c'è Lusso alle spalle. Mamma mia, che ripresa suggestiva col drone. Eccoci qua con Andrea Vitale, numero 11, che prova a sgusciare con la sua Ducale. Probabilmente è andato davanti a tutti, Vitale, sai Ale? Ma Vitale ha avuto un ottimo pezzo di gara iniziale, e che l'ha portato subito ad essere uno dei primi. Sta spingendo forte, sta conducendo la gara in maniera egregia, e devo dirti che sta già cercando di... Eccoci qua, primo raffronto cronometrico. Passano le moto con Vitali davanti, Lorenzini, Lusso, Lorenzini, Capocasale. Lorenzini no, non riesce. Non riesce a chiudere. Mamma mia, Vitali. Però sta dando un bel filo da torcere Lorenzini, ancora un buon con Castagna. Aia, dritto da parte di Castagna, l'importante è andato lungo, voleva pinzare all'ultimo, la sorpassare, ma alla fine si è accorto. Buono anche il rientro, Ale, per fortuna non è successo nulla. Lo hanno evidentemente sorpassato. Intanto andiamo a bordo con Tommaso Corsaro, lo ricordo, dopo un anno in moto 4 è stato schierato nella 300, sta crescendo col feeling, e allora andiamo lì davanti. Vitali, Lorenzini, Lusso, ti ricordo Ale che Lusso è campione 2019 della categoria, vuole difendere il titolo, corre con la sua Kawasaki come il compagno di squadra Vitali, che sta provando a scappare, e Lusso è lì che guarda. Allora io ti dico,
li sta guardando che corrono oppure è pronto ad andare a prenderli? È dietro, è entrato Cristini, Gianluca cerca all'interno. Cerca, che sei bolognese, cerca e si riesce pure. Qualche accento un po' di troppo su quella. Qualche accento di troppo, ma che bel sorpasso che abbiamo commentato live da parte di Cristini, che prova subito ad andare a cercare il un altro sorpasso alle spalle di Iotti. Bella, bella gara Ale, molto intensa, andiamo lì davanti. Avanti, continua a darsele. Lorenzini che ha passato, ancora no, non riesce. Vitali chiude la sbarra Lorenzini. Ma Lusso sta tornando. Allora ancora un board con Castagna che prova a far suo e ci riesce. Bello, bravo. Pulito, ti chiedo quanta difficoltà c'è? Aspettiamo che. No, c'è riuscito Castagna. Ti chiedo, Ale, anche un commento tecnico: quanta difficoltà ci sia nel fare un sorpasso di questo tipo, soprattutto quando voli con la tua moto? Ma sicuramente con le 300 sarà un po' più facile rispetto alle 1000 e alle 600. C'è da dire che avendo un impianto un pochettino meno performante, devi calcolare bene i tempi della pinzata e scalare bene le marce per entrare diretto. Lorenzini, anzi no, è Vitali che lo ha scavalcato e sta iniziando a menare il torrone forte. Occhio, perché Vitali sta prendendo spazio. Corsaro, Ale, on la board con lui, vai, fammi un po' di tecnica. Guarda, Corsaro, anzi qua con Cristini, dai, che sta infervorando questa lotta con Corsaro. E appunto stavo appunto dicendo che Corsaro lo vedevo molto spedito su Cristini e niente, se ne stanno dando di stata ragione, si divertono questi ragazzi. Ha aperto un po' troppo tardi e l'altro ne ha approfittato. Ne ha approfittato assolutamente. Ancora 66. Ce la fa Trombin proprio lui. Lo vedi indiavolato. Matteo, Cristina, figlio di Paolo, lo ricordiamo, della 1000, esordito ufficialmente in gara dopo qualche test. Un buon debutto per lui, anche lui un altro debuttante, un deb. Vai con Nico Lusso, Ale, ti ricordo che lui è campione del 2019, sta provando ad avvicinarsi a coloro i quali stanno veramente cercando di scappare davanti. Sì, occhio, perché Lusso ha passato in qualche maniera Lorenzini, io non lo vedo più Lorenzini, perché davanti è Vitali, o ha avuto qualche problema o è caduto. Non ci soffermiamo con la regia, perché adesso si darà vita ad una bellissima, straordinaria sfida tra Vitali e Lusso. Guardali lì come sfoggiano. Eccolo qua, Vitali che ha passato Lusso. Clamoroso, Vitali ha passato Lusso. Mamma mia, ma che gara, guardalo qua Nico Lusso ancora alle spalle, che sta cercando di dare veramente filo da torcere allo stesso Vitali. Passano al quinto giro questi, ragazzo mio, se ne danno fino alla fine. Sì, li vedo molto molto attenti uno sull'altro. Sicuramente Vitali deve scappare, Lusso lì dietro, e stanno conducendo comunque la gara. Castagna, te lo ricordo, con una new entry, Ale, del Moto Estate, l'abbiamo ricordato anche prima in inizio di telecronaca, 12ª posizione per lui. È una posizione sicuramente di tutto rispetto, soprattutto per il fatto che essendo una new entry, Ale, col Covid, tu l'hai ricordato tante volte in tante gare che abbiamo commentato, è difficile avere la percezione reale di quello che è stato anche la preparazione di una gara. Ma avendo poca esperienza, sicuramente sta facendo subito valere. La moto probabilmente è stata settata come voleva lui, bravo il meccanico, i meccanici. Niente, devo dirti che ci stanno ben da fare, sta facendo anche divertire. Tommaso Corsaro alle spalle di Cristini sta provando ad impensierirlo mentre si stanno cristallizzando le posizioni, ma lì davanti io ho una percezione, Ale, molto importante, che quei due lì non hanno tanto voglia di stare a menare camperlaia, se le daranno fino alla fine. E allora ti chiedo, secco, chi vince, Vitali o Lusso? Io ci metto su Lusso. Cosa ci metti? Metto le fish. Prima mi hai pure fatto un po' di piadina romagnola, volevi qua sul circuito di Varano. Con lo squacquerone, importante lo squacquerone. Allora andiamo on board live, sesto giro. Guardali là come indugiano. Ci sta provando Lusso su Vitali. Sì. Vatte alla pesca, che è successo, e chi lo sa. Poi ci hanno abbandonato, ci fanno vedere la sfilata. Ci fanno vedere la sfilata. Hai visto lì come stanno gareggiando i nostri piloti con Matteo Cristini on board. Sempre con lui. Matteo scoda molto sull'entrata della prima chicane. Te la do una notizia un po' di vai, paddock. Vai. Sai che Matteo Cristina ha deciso di gareggiare un mese fa? Quindi ti chiedo, quanto valore può avere questa gara importante per lui? Guardalo lì. Entrare nei primi 5 potrebbe essere per lui un'ottima soddisfazione. Spero che... Anche tra i primi 10, mi permetto di dirti, Ale. Anche tra i primi 10.
Non mi accontenterei, Gianluca. Chi si accontenta? Non gode. Così così, Vitali, siamo con lui on board. Quanta pulizia ci deve essere, soprattutto con il fiato alle spalle di Lusso. Beh, siamo già al sesto giro, quindi in legomento. Guardali là, guardali là. Infatti le traiettorie non sono più così pulite come no. I primi giri. Vitali Lusso, eccolo qua, Nico Lusso. Questo mica ci sta, ragazzi. Nico, Team Piero Puzzo, non ci sta di certo. Vitale, è una giovane promessa, Vitali. Ligure al debutto con le ruote alte. Hanno dato uno spettacolo. Senzione, stanno ci dando. Ci riprova. E chi lo sa se ci è riuscito? Tu lo sai? Purtroppo ci hanno interrotto sul più bello. Ma quello chi è secondo te? Sono sempre quei ragazzi della regia. Fanno quello che vogliono. Questa volta. Attenzione, giallo. Ce la va! Nico è passato. Lusso passa su Vitali. No! Vitali riesce a tenerlo alle spalle, ma no, che gara è? Vitali è dietro, Gianluca. È passato Lusso? È passato Lusso, abbiamo avuto un attimo uno switch di inquadratura. Ma quante emozioni ci sta dando questa gara? Io... Mamma mia! Ci metto due fish, Gianluca. Su chi? Su Nico. E io ho una su Nico e una su Vitali, così non perdo di sicuro. Vitali alle spalle di Lusso adesso, che se lo sta studiando, se lo sta guardando. Andiamo a rivedere la partenza da parte di Andrea Vitali. Qua, facendo un po' memoria di quello che è successo, è entrato subito bene, ha chiuso subito la porta a Nico e giustamente si è infilato subito dentro sulla prima curva. E sicuramente ha tenuto, ha avuto qualche mia, Corsaro! Qualcuno ha avuto che partenza ha fatto Corsaro? Guardalo lì! Si è trovato sicuramente su un inizio. Ma wow, che slow motion, Ale, che slow motion di quei ragazzi, questo è Capocasale. Guardalo qui, come curva in maniera importante. Quanto sono importanti i cordoli in questa pista? Ale? Quanto è importante toccarli? Sulle 300 sicuramente devi stare un po' più attento rispetto che sulle 1000 e sulle 600. Devi dosare un po' meno il gas, però l'uscita di curva purtroppo è determinata da quanto entri. Quindi se freni troppo, purtroppo non riuscirai più a riprendere la persona davanti o perderai comunque molti centesimi importanti. Trombin, Sala, Iotti, tutti in slow motion, li stiamo vedendo, bella. Queste sono veramente delle bellissime inquadrature. Tra l'altro vedi subito... Guardalo qua, Vitali. La differenza di inserimento che hanno i primi con Nico, che secondo me è molto 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 tecnico sulla parte di entrata curva, mentre chi è leggermente dietro vediamo che fa un po' fatica a scendere. Sicuramente i ragazzi davanti hanno azzeccato di più il setup della moto, Gianluca. Hanno azzeccato il setup, magari hanno anche delle moto più performanti su questa pista, ti chiedo. Sicuramente può essere una differenza di motore, anche se comunque i team poi gestiscono la moto come... Ti piacerebbe correre su questa... Ma su sicuramente... Sì. Ma puoi raccontare a queste persone che moto hai, che cosa fai? Io mangio le piadine insieme a Gianluca. Che bello, ragazzi. Ci mangiamo la piadina, ragazzi, a luna qua. Ma qui non si mangia niente, ragazzo mio, qua bisogna commentare. Che moto hai tu? Suzuki? Suzuki. L'anno prossimo lo chiediamo a chi ha organizzato il torneo, gli date un accredito ad Alessio, va lì, si mette la sua bella il suo bel archetto e ci fa la telecronaca mentre sta guidando. E andiamo live, caro mio Alessio, intanto. Gianluca, mi sembra che comunque i ragazzi siano sempre comunque tutti lì, non nessuno che mi sembra che sul pezzo, vero? Sì, nessuno. Qui siamo live on board con Marcello Castagna. Corso bene, sta recuperando. Secondo dopo tanto la moto è uscito largo, cerca di prendere il cordolo all'ultimo, però purtroppo non è riuscito a impostare bene la curva. Là davanti ci sono sempre quei due. Peccato che Lusso sia davanti a Vitali non lo molla. Se le stanno dando di santa ragione, guardalo qua, Andrea, Vitali prova subito sulla S perché sta andando dritti per dritti nell'inizio di giro, quindi la parte finale sta ripartendo. Ottavo giro, sempre 5-11-11-5. Lusso, Vitali Lusso. Adesso davanti. L'ultima parte sta dando qualcosa in più. Tanto Matteo, devo dirti che Cristina sta tenendo. Sai che figlio di Paolo, No, che peccato! Che peccato per Matteo! Stava girando forte però Gianluca, hai visto le curve? Stava dando veramente tanto gas. Purtroppo, che peccato per Matteo! Fino in fondo ha aperto un po' prima e la moto è volata.
Che peccato, andiamo con Tommaso attenzione. Corsaro con, se la sta veramente vedendo, sta gareggiando con Lisci in maniera incredibile. Lisci Corsaro per la sesta posizione. Lisci ha scavalcato Corsaro dopo che Corsaro aveva provato a fargli le cuoia. Ma che bella gara, ma che peccato per Cristini. Abbiamo visto perdere anche Lorenzini in precedenza. Andiamo in board sempre con Vitale. Con Vitale, strano, sempre lui. Vitali, Andrea ci sta provando a scalfire, a scavalcare Lusso. Lusso veramente sta guidando in maniera performante in maniera incredibile. Quando siamo all'ottavo giro si avvicina. Sembra veramente... ma un elastico, sembra, Ale. Si avvicinano e si allontanano. Attenzione, Corsaro, Tommaso. Lo ha passato Lisci, Ale. Ce la fa. Ce la fa di nuovo. Ma Lisci lo riscavalca. È clamoroso. Tiro, è ripassato Lisci su Corsaro. Clamoroso. Incredibile. Incredibile, veramente se le stanno dando di santa ragione, se le stanno dando veramente di santa ragione, soprattutto lì davanti, ma anche Corsaro Lisci. Eccoli qua, sai chi sono questi due ragazzotti? Mi ricordi i numeri, giallo? Vitali Lusso, Lusso Vitali, okay. 5-11, 5 Lusso, 11 Vitali, tanto, e si stanno divertendo tanto anche loro sicuramente, ancora con Nico Lusso che è davanti a Vitali. Io te lo ricordo che Vitali è una giovane promessa ligure, al debutto stanno veramente una performance da parte di Vitali clamorosa per essere la prima volta in 300. Nono giro, Ale, occhio perché tra un po' siamo al rush finale e io non posso esimerti dal chiedere chi secondo te Nico, vince. Nico sta chiudendo sempre bene le curve, è pulito e non soffre la pressione perché sta mettendo tanta pressione. Ha fatto sicuramente l'ottavo giro un pochettino sottotono, ma lo vedo ripreso bene sul nono. Ancora qua Corsaro invece con Lisci, anche questi due se le stanno dando di santa ragione. Ancora Corsaro, attenzione, prova ad entrare attenzione, lui ha rispedito al mittente. Sì, so. Che bravo Lisci. Si è risparmiato, però. Ma che bravo Corsaro che ci sta provando. Entra bene, qua, scia la sfrutta. E qui è a fianco Gianluca, poi è a fianco. E qui dipende dalla potenza della moto. È troppo esterno, troppo esterno. No, c'è la non ce la fa. Ancora interno, esterno, interno. Ci riprova, questo sicuro che ci riprova fino alla fine. Sì. Quasi al contatto. Quasi penultimo giro, comunque ci stanno facendo divertire. Eccoci qua. Benvenuto caro mio, perché siamo nell'ultimo giro di giostra. Luca, te li giocheresti sui numeri? No, adesso non mi gioco proprio più nessuno, te lo posso garantire. Nico è davanti, Andrea alle spalle. Mamma mia, ma che bella gara. Senti, io rincaro, metto la terza fish. Vabbè, ma allora tu sai già prima chi vince. Nico, Lusso, davanti Vitali, proviamo a vedere se entra dentro. No, non entra. Rispedito al mittente. Ancora Lusso. Ancora Lusso. Bravo. Che bella chiusura. Ha ripreso sull'uscita. Bravo Nico. Mamma mia, non mi stanno facendo respirare questi due. Mi sta venendo un coccolone, come direbbero dalle tue parti. Vuoi una piedina? Non la voglio. La mangiamo dopo, caro. Nico ancora alle spalle di Vitali. Ma che bella, ma che bellissima inquadratura. Ma che bellissima gara stiamo vedendo. Guarda, qua sono proprio testa a testa. Qui sono appaiati e noi li vogliamo vedere fino alla fine. Caduto qualcuno. Altro non riusciamo a vederlo perché dobbiamo goderci fino alla fine questa sfida, fino alla fine. Ancora Vitali alle spalle di Lusso. Lusso che tiene ancora Vitali che prova all'interno, non ci arriva. Ancora Lusso, mamma mia, ultimo giro, se le stanno dando di santa ragione. Bella, questi bella, due bricconcelli, forse sta entrando Vitali. Bella gara, si guarda dietro, si girano intanto perché stanno arrivando alla fine. Lusso Vitali Lusso vince ed esulta anche Vitali, forse invece era maricato Vitali. No, che bravi, ma posso fargli un applauso? No, Vitali, una piedina gli regalo perché ci ha fatto fino alla fine. Ci ha fatto divertire, guardali là, Iotti Trombin, anche loro due arrivano ed è un bellissimo vedere. Iotti esulta, Trombin arrabbiato anche lui, ma quanto vi incazzate ragazzi, siete stati meravigliosi. Beh, Sala quinto. Gianluca, qua siamo sugli ultimi. Ancora ci sono loro due, indovina chi sono. Lisci Corsaro, se ne sono date fino alla fine, guardali qui. Entra dentro, Skoda, sguscia, ma passa alla fine Lisci alle spalle di Corsaro, Carpinone, Riva. Bravi ragazzi. Sì, raga, non c'ho più voce. Ma chi è caduto? Gianluca? Chi è caduto? Vedere. Non l'abbiamo potuto rivedere. È stata veramente un finale eccezionale, mentre arriva anche Castagna, buona la sua gara. Federici, Boffi, Capocasale, purtroppo non definito il suo tempo. Mamma mia! Che gara! Ed è solo gara 1 questa! Qua vedremo comunque la gara 2, secondo me è molto combattuta.
Cosa dici? Io ho bisogno di bere, di mangiare. Tu hai bisogno di? Una piadina. Hai bisogno della piadina, ragazzi. La voce se n'è andata. Vi voglio davvero ringraziare, Ale, a parte gli scherzi. Spettacolo straordinario. Beh, ci rivediamo dopo per gara 2. Ciao, ragazzi. Abbiamo trovato Lusso e Vitali insieme. È andata bene, ragazzi? Benissimo, abbiamo fatto doppietta. Fortunatamente primo io, secondo lui. No, a parte gli scherzi, è stato bravissimo. Ha tenuto un gran ritmo i primi 7 giri, poi sono riuscito a passarlo di laggiù in fondo. E allora sono riuscito poi a tenere il mio ritmo per gli ultimi 3 giri e è andata bene. Bene, diciamo, per i primi giri ero davanti, però poi a tenere il ritmo non era facile, soprattutto nell'ultimo settore dove Nico ne aveva di più. E ho provato l'ultimo giro, un tentativo disperato per passarlo, ma non ci sono riuscito. È andata bene così, ci rifaremo in gara 2. A dopo, grazie. Ciao. La partenza è stata bella perché sono riuscito a passarne 4-5, e solo che avevano tanto, cioè avevano un passo molto più forte e quindi non riuscivo a stare dietro. Poi verso la fine della gara mi ha passato un pilota che aveva il mio stesso passo. Ho provato in 3 giri a cercare di sorpassarlo, ma è stato più bravo, ha chiuso tutte le traiettorie e è andato così. Spero che ci impegniamo di più in gara 2, speriamo di far meglio.